Buongiorno a tutti, io mi chiamo Sara Allegra e sono una biologa. Lavoro nel laboratorio di farmacologia dell'ospedale San Luigi del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche e la mia responsabile è la dottoressa De Francia. Noi ci occupiamo di monitoraggio terapeutico del farmaco, quindi andiamo a determinare con una tecnica che si chiama cromatografia le concentrazioni di farmaco all'interno di una determinata matrice, nel nostro caso nel plasma, nel sangue o nelle urine dei nostri pazienti. A cosa serve? Ci serve per capire se le concentrazioni appunto del farmaco sono sufficienti a dare una risposta. Se quindi sono troppo basse e la terapia è inefficace, o troppo alte e quindi c'è la potenzialità che si sviluppino degli effetti tossici. Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare la terapia, di personalizzarla andando a vedere quindi non solo le concentrazioni del farmaco, ma anche altri fattori, visibili o meno, quali l'età del nostro paziente, il sesso, dati clinici o la genetica. Durante la notte dei ricercatori noi ci ritroveremo tutti insieme al Museo Egizio e saremo lì con il nostro stand di cromatografia e vi faremo vedere come con questa tecnica si possono semplificare dei miscugli complessi, come per esempio potremmo semplificare le varie clorofille dalle foglie o i vari pigmenti che compongono i colori dei nostri pennarelli. Noi vi aspettiamo e per chi farà gli esperimenti con noi ci sarà anche un simpatico gadget.